E appunto hai sollevato una questione che è quella di cronaca, sì. Tuttora di cronaca. Abbiamo passato l'estate a cercare di interpretare se il cattivo era TripAdvisor o il cattivo erano chi usava TripAdvisor in modo fraudolento. Quindi tu, proprio come esperto di crisi, hai dovuto gestire una crisi non indifferente. Assolutamente, stiamo ancora gestendo perché, come dire, ci sono delle battaglie, ma la guerra sarà lunga e dolorosa, però la nostra posizione è molto chiara. Io credo che TripAdvisor sia un'opportunità per i viaggiatori, perché permette di avere, come dire, una grande finestra sul mondo, e quindi che vai a Torino, vai a New York, oggi grazie alla rete hai informazioni fresche, spontanee, vere e aggiornate. Per l'albergatore, il ristoratore, soprattutto quelli piccoli, quindi che non hanno la possibilità da soli di essere noti ai nuovi turisti, ai cinesi, ai russi, agli americani che ancora fortunatamente hanno voglia di venire in Italia, grazie a TripAdvisor hanno una pubblicità gratuita, sì, vera, cioè non spazio pagato ma spazio conquistato attraverso la forza dei propri clienti. È un patrimonio da difendere, certo, perché comunque è vero che c'è il fenomeno delle recensioni false, quindi questi casi che ci sono stati sono effettivamente veri, e noi siamo a disposizione per combattere assieme alle associazioni queste persone che sono dei furfanti, certo, sono dei malviventi. È interesse di entrambe le parti che la piattaforma abbia una reputazione fresca, pulita, e che quindi effettivamente svolga un ruolo importante per poter scegliere il prodotto migliore nel turismo. Assolutamente, le mele marce vanno buttate fuori, che siano il problema che io vedo da un punto di vista, diciamo, mediatico, è che i giornalisti hanno riportato più la versione degli albergatori, cioè che sembra essere i viaggiatori quelli che in qualche modo vanno a ricattare i ristoratori e gli albergatori, e invece questa è solo metà della luna. Purtroppo sì, il nostro centro antifrode, tutto il lavoro che stiamo facendo dimostra che c'è tutto anche un fenomeno che purtroppo nasce da albergatori, ristoratori che si fanno concorrenza sleale, quindi sono loro che mettono recensioni false per ledere in maniera illegale il proprio concorrente, oppure comprano insieme alle ciabattine, insieme alla bottiglia di vino, pacchetti di recensioni false. E per questo dico tolleranza zero, perché solo lavorando insieme alle associazioni, quindi noi abbiamo attivato un canale di collaborazione con Confindustria Alberghi, ci stiamo parlando con FIPE, vogliamo parlare anche con Confesercenti, quindi qualsiasi associazione che ci aiuta nel combattere le recensioni false è un elemento preziosissimo, però bisogna fare anche un po' di informazione, certo, non pensare che, come dire, i problemi sono tutti solo da una parte, sennò si fa una lotta di classe tra il viaggiatore, certo, e l'albergatore. Qui è tra persone per bene e persone per male. Certo, poi l'importante è che sia il buon senso alla fine che prevalga su tutto, e anche la legge, perché poi comunque la legge non permette di dare false informazioni e, sì, c'è una non direttiva permette europea, la frode. Purtroppo in Italia le direttive europee rimangono solo delle direttive, ma non hanno forse la giusta applicazione. La direttiva europea UCP, Unfair Commercial Procedure, cioè procedure scorrette dal punto di vista commerciale, del 2005, che giace lì silente. In base a quello, anche in Italia chi mette una recensione falsa, non solo su TripAdvisor, da eBay a Amazon, è reato. Non vedo ancora applicazioni di penalty, di sanzioni, perché sarebbe invece interessante vedere finalmente punire chi fa questo tipo di recensioni, certo, o chi istiga, perché l'altra cosa che secondo me è molto importante qui, come sai, c'è anche un po' il lato oscuro della rete, quando vedo blog o associazioni che invitano a craccare il sistema di TripAdvisor, è una sorta di istigazione a delinquere, certo, sostanzialmente questo. Certo, certo. Ma quindi è un problema sostanzialmente italiano questo? No, è un problema a livello mondiale, dove però nei paesi, diciamo, latini, per motivi, se vogliamo, anche un po' culturali, siamo purtroppo campioni. Abbiamo un'antropologia della frode? Oddio, non sono sufficientemente esperto per dirlo, però diciamo che noi siamo particolarmente bravi a girare a nostro vantaggio, in maniera magari anche legale, delle innovazioni. Questo siamo vale troppo creativi. Ma dai, mettiamola così. Purtroppo anche sulle carte di credito è un po' lo stesso fenomeno. Certo. È molto simile al fenomeno delle frodi sulle carte di credito. Credo che la carta di credito sia un clamoroso vantaggio, una grande comodità, facilita la vita, e però quante paure, quante notizie negative. Dovremmo forse far
comunicare un po' di più le notizie positive, capire. E digital divide anche questo. Assolutamente, assolutamente. Il mobile è un'altra grande frontiera, considera TripAdvisor, l'applicazione mobile è dopo Google Map una delle applicazioni più scaricate a livello di turismo. E questo aiuta clamorosamente la vita, perché voi con il vostro iPhone, iPad girate per Torino, ancora non avete deciso dove andare, vi vedete proprio con Google Earth le recensioni e decidere dove potete andare. Quindi è una grande comodità gratuita e un'opportunità di business per gli albergatori e i ristoratori. Certo.